Allora, Cicina, allora che cosa ci dici, Anna? Che tenerezza. Io? Sì, veramente. Fatto, no, combinato. Dai, veramente. Una grande tenerezza. Tu per la prima volta che la vedi, eccola là. Tutto gira intorno al sesso. Ma come la tenerezza con sesso? Tenerezza. Pensavo al punto G, allora parto dall'ABC. L'ABC parto. La perché lascia. Sesso tira su. La riconosci questa? Ah, la ricordi? È vero. Bisognerebbe farlo spesso. Purtroppo non tutti lo facciamo spesso. Non esistono tabù. Ecco, condoglianze a tutti quelli che non lo fanno. C'è sentimento. Non c'è mai pentimento. Esattamente. Quando c'è sentimento. Non c'è mai pentimento. Questo era un grande pezzo di Mattone che scrisse dai Neri per caso. Però non hai cantato, Sonia. Non vuoi no, che fai la furba. No, queste cose no. Vabbè. Che consiglio daresti ad una ragazza come me a cui piace tantissimo cantare, Anna? Ovviamente di proseguire in questa strada, sicuramente ci saranno tanti no, ne parlavamo prima, però di continuare, cioè la musica deve essere una passione a prescindere dal successo e eccetera, quindi sì, sicuramente di coltivare il più possibile la propria passione per la musica. Brava, glielo puoi dire anche a lui che non ce la fa coltivare, a me Loredana sta passione per la musica. Anna ha detto di coltivare, noi i miracoli in seconda. I miracoli non c'entrano niente, sta seminando. Ma vogliamo parlare della voce di Anna, i brividi, il fan club sempre grazie, presente. Grazie, grande tutti, personalità, tutti amici, parete, scherzo. Il fan club sempre presente, sempre presente. Che messaggio volessi mandare ai tuoi ascoltatori, dai, sono tanti ragazzi che magari che messaggio hanno, sogni nella vita, o altri invece sono delusi, dai. Vabbè, Anna, quelli delusi, il consiglio che posso dare è quello di perseverare, di continuare, di non voglio citare non mollare mai, però il succo non è quello. Esatto. Bello. E il saluto che voglio dare è quello di godersi anche il fine settimana con le piccole cose, ecco, in questo in generale un pochino, anche quando capita di passare una bella giornata in cui c'è il sole, di uscire, di godersi le piccole cose, ecco, i momenti familiari. Questa è la primissima cosa. Per esempio, in questo momento ci sono stati i miei primi 15 giorni liberi da quest'ultimo Sanremo, e ho fatto un salto a Sora, a parte i compiti eccetera con mio figlio, e mi rendo conto che quando uno ha un pochino di tempo libero è bello passarlo con le persone a cui si vuole bene. Quindi se questo fine settimana non avete niente da fare, andate a trovare i vostri genitori, i vostri nonni, cercate di stare più in famiglia possibile. È cosa che non fanno tanto, invece. È vero, tante volte uno magari perde tempo in cavolate e poi vedi tanti nonni e tanti genitori che si sentono soli, ed è brutto, perché esatto, quando sei anziano hai dato tanto e poi ti senti solo, non poi sarà futuro. Che ogni volta che vado a casa comunque mi diverto, perché c'è mio padre che mi vuole sfidare a carte, mia mamma con la cucina, ho tre fratelli, quindi nipoti, e sono quei momenti comunque belli. Sora che vuol dire per te? Casa, eh? Sora è casa, cioè appena butto il piede fuori dalla superstrada dico sono arrivata a casa, dico, ecco qua, sento proprio l'aria di casa, le mie montagne, le persone che conosco, dal parrucchiere di zona al giornalaio, il corso. È bello perché io comunque sono andata via di casa quando avevo 18 anni, sono venuta qui a Roma e oggi ne ho 32/33 a gennaio, ed è bello quando appena posso faccio una scappata e mi fa proprio bene, mi fa bene all'anima. Vedete che cosa importante questa, perché sembra una cosa normale, ma non è normale per tanti ragazzi. No, non è, io soprattutto sono sempre in giro e quando posso cerco di raccogliere appunto questi momenti il più possibile. Anche perché la prima cosa che fanno molti ragazzi, credono che la crescita voglia dire allontanarsi dalla famiglia, allontanarsi da tutto, cominciare, e poi vedi che si sbandano strada facendo. Forse le radici sono importanti. Le radici sono importanti, infatti. Comunque sia. Si consiglia avere radici solide e ali per volare, no? Beh, ecco, vedi. Radici, ma l'ha detto, radici solide e ali per volare. È una canzone questa, bella. Allora, effetto bandiera, la voce di Anna capisci a me. Effetto bandiera. Chi, dove? Facciamola cantare un altro po', dai. Ci abbiamo la Tatangelo, se no i suoi io una cosa l'ho capita, è quando abbiamo del tempo libero andiamo a Sora. Esatto, tanto mangiate, giocate, fate di tutto. Tutti quanti andiamo a Sora.
È vero, ma l'importanza di Sonia l'ho capito una volta che stavo con Anna e mi ha detto: Sonia, sai, allora devi venire dal mio parrucchiere a Sora. E che dico, ma vedi, mi fece no, perché devi venire, una volta mi dicesti vieni dal mio parrucchiere a Sora, e io pensai, ma vedi che bello questo anche di mantenere queste radici, no? Perché poi una ragazza che ha successo poi potrebbe dire vado qua, vado lì a Milano, parrucchiere, no, io voglio andare a quello mio perché mi conosce, mi capisce, perché è anche una cosa affettiva per noi donne andare dal parrucchiere, non è che vado dal parrucchiere, è una cosa proprio affettiva di qualcuno è vero. Che si prende cura di te, no Rosalì? Sì, è vero, anch'io. No, poi ti ripeto, sono sempre in giro, veramente non, sono un po' di anni che, meno male, meglio così, uno si è fermato un attimo, e anche quest'estate sono stata in giro in tournée, sono stata veramente una settimana, diciamo, con la mia famiglia in Sardegna, e quindi niente, adesso che ho qualche giorno in più libero cerco di recuperare un pochino il tempo con la mia famiglia. Anch'io devo fare la ricrescita. Esatto. Anch'io devo andare dal parrucchiere e non so però dove andare, forse vado a Los Angeles. Oh, vedi, un attimo. A Los Angeles. Esatto. Los Angeles. Sì. Invece per i tuoi fans, qualche novità sul tuo nuovo album, cosa puoi raccontare? Ma guarda, ancora non posso raccontare niente, perché ancora, comunque esco già da un ultimo singolo che si chiama appunto Tutto ciò che serve, e adesso sono già in studio, però non voglio dire niente. Ah, va bene. Per la lavorazione di questo nuovo disco ci saranno sicuramente tante sorprese, come lo è stato quest'ultimo disco, però tempo al tempo. Ok. Senti, dobbiamo... mi fa segno, vedi, così Luciano dice, così due consigli per gli acquisti 3775 104 500. Nel frattempo cercherò di convincere Anna a cantare un'altra canzone con Alberto, vero? Signora, con i fazzolettini, con i fazzoletti, fa niente, si è raffreddata, ma convinci, ti vuole convincila, bene? Convincila. Voglio sentire Natasha, voglio sentire Annina, sei dolcissima e rimani sempre così semplice. Grazie. E fedele a te stessa, meravigliosamente. Sono gay e vorrei che cantassi il mio amico. Grazie infinite. Dimmi che male c'è se ami un altro come te. L'amore non ha sesso, il brivido è lo stesso, o forse un po' di più. Brava. Sono affreddata però. Brava. Grazie, brava. Michele. Bella canzone poi anche questa. Michele, sarei felice di questo, eh? Sì, poi è stato un Sanremo quello veramente bello, perché nell'ultima serata degli ospiti cantai questa canzone con Michael Bolton. Quindi sicuramente un ricordo indelebile per me. Senti, ma ci saranno altri Sanremo? Oddio, l'ho fatto quest'anno? No, adesso no, adesso no. Adesso pausa Sanremo. Pausa Sanremo. Ne ho fatti sette in pochi anni. Sette in sei anni? No, sette in 17 anni. Mazza, bellissimo. Forse un record. Sì, sì. Oh, bellissima questa canzone, sì, ma noi non l'avevo sentita, sai, oppure non me la ricordavo proprio. Vabbè, sono passati un po' di anni. La sì. Devi rispolverare, credimi, perché così, anzi, bella. È proprio da brividi. A parte che da brividi, ma anche il testo è di un'attualità incredibile. Mai così attuale, certo. Oggi più, forse più attuali di io allora. Io ho anticipato i tempi, capisci? Brava. Ho anticipato i tempi. Una grande orchestrazione di Pennino, vero, a Sanremo. Sì, sì. Era lui.